La settimana si apre con una convocazione al Consiglio Comunale di Siracusa. Vi era mai accaduto di dover parlare di un'opera per voi così regolare anche di fronte a un civico consesso, un'assise, sulla scorta di qualche accusa? No, non era mai accaduto, però secondo me io lo considero un atto dovuto, perché siamo stati invitati ed è giusto che la cittadinanza, il Consiglio Comunale prima e la cittadinanza dopo sappia quali sono le nostre motivazioni per il quale diciamo che l'opera secondo noi è corretta, per cui abbiamo accettato di buon grado. Tra l'altro sono venuto accompagnato dal direttore generale, dall'ingegnere Scioso, cioè il responsabile dell'opera, affinché qualunque quesito di ordine tecnico potessero formulare i consiglieri comunali, e chiaramente ci saranno le persone più qualificate di me sotto un profilo tecnico a poter rispondere. Disponibilità a chiarire, ma il casello da lì non si sposta e si continua a costruire l'altro. Penso proprio che non si sposterà, almeno a detta anche dai tecnici che con cui mi sono consultato prima di venire qua, e chiaramente chiarire qualunque posizione è giusto, in un normale dialogo e colloquio tra le parti mi sembra chiaro che noi, è doveroso che noi siamo qua, e mi sembra anche giusto rispondere a qualunque domanda ci venisse formulata. Secondo lei perché è così chiacchierato questo casello? Ma non lo so, non vorrei dirlo, potrebbe essere pretestoso, però sai, io nella politica non mi invilo molto serenamente, né tantomeno mi interessa. Noi facciamo soltanto la nostra parte, e se ci sono le condizioni affinché il casello, così come viene considerato in regola, chiaramente andiamo avanti nell'opera con tutta quanta la costruzione e la messa in sicurezza dell'autostrada, perché è una delle condizioni per cui poi quel casello possa funzionare. Dal 2014 si paga? Speriamo, l'altra volta abbiamo fatto una riunione tutti quanti gli interessati all'interno del CAS affinché si potesse accelerare l'iter. Non dipende soltanto da noi, dipende da tante componenti, perché la messa in pagamento di una tratta autostradale non è soltanto ad appannaggio del concessionario, ma occorre una determinata autorizzazione che stiamo provvedendo.